Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Michelle Hunziker non perde occasione di aggiornare i suoi fan attraverso i social di tutti i momenti più belli, importanti e anche spensierati della sua giornata. Come quando si trova tra le mani di hairstylist che si occupano dei suoi capelli. Ma un imprevisto, in queste ultime ore, ha stupito i fan. Piccolo incidente per Michelle Hunziker durante il trucco e il parrucco. La bionda di Striscia la Notizia, finite le vacanze, si accinge a tornare ai ritmi quotidiani, non senza prendersi cura di sé e della sua chioma. Travolta dal gossip, recentemente per la presunta gravidanza della figlia Aurora, Michelle è balzata sulle pagine dei giornali di cronaca rosa, anche per l'indiscrezione sul suo presunto tentativo di riconquista, nei confronti del suo ex marito Tommaso Trussardi. I consigli di Michelle Hunziker. Michelle Hunziker ha un profilo Instagram seguitissimo, con all'attivo oltre 5 milioni di follower. Da vera influencer si dedica spesso ad elargire consigli di bellezza a tutti i suoi fan. Con il suo fisico da atleta e i suoi look, la 45enne svizzera dimostra 20 anni in meno ed è sempre pronta a dettare tendenza. Ama infatti condividere spesso video o post che la immortalano mentre si applica le creme di bellezze o mentre si fa la piega. In queste ultime ore, tra le sue stories è apparso un video che la mostra sotto il ferro di Laura Barenghi, parrucchiera famosa e molto richiesta tra le VIP, come Ilary Blasi e la stessa Aurora Ramazzotti. L'incidente in diretta. Con il sorriso che la contraddistingue, Michelle si è ripresa con il telefonino mentre la Barenghi procedeva a farle i boccoli con il ferro, ma la donna l'ha scottata accidentalmente facendo urlare la showgirl dal dolore. Niente di preoccupante, cose che ovviamente succedono. Alla fine Michelle non ha riportato ferite. A lavoro ultimato però la conduttrice soddisfatta, ha mostrato il risultato, bruciata viva ma il risultato è top. Sia dei capelli, sia di questo trucco bellissimo. Fa sapere scherzando. La stylist, che è anche una cara amica della showgirl, ribatte contraria alle parole della sua cliente. Alla fine tutto è andato per il meglio. Pare però che c'è anche un'altra parrucchiera che si occupa di solito della chioma di Michelle, finita recentemente su tutti i giornali di cronaca rosa. Si tratta di Alessia Solidani e, come si legge sul Corriere della Sera, è accusata da Francesco Totti di aver fatto da tramite fra Ilary Blasi e l'amante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.